Pace a tutti, fratelli e sorelle, un saluto agli amici che ci stanno ascoltando. Voglio condividere con voi un pensiero della parola leggendo nel libro del profeta Isaia, al capitolo 50, dal verso 4. Sono versi che ci parlano del servo, servo Messia, Cristo Gesù. Il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio, perché io ascolti come ascoltano i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. Io ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho ascoltato il mio volto, non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi, ma il Signore Dio mi ha soccorso, perciò non sono stato abbattuto, perciò ho reso la mia faccia dura come la pietra, e so che non sarò deluso. Vicino è colui che mi giustifica. Chi mi potrà accusare? Mettiamoci a confronto. Chi è il mio avversario? Mi venga vicino. Il Signore Dio mi verrà in aiuto. Chi è colui che mi condannerà? Ecco, tutti costoro diventeranno logori come un vestito, la tignola li rogherà. Chi di voi teme il Signore e ascolta la voce del suo servo? Sebbene cammini nelle tenebre privo di luce, confidi nel nome del Signore e si appoggi al suo Dio. Amen. Fin qui la lettura della parola. E proprio nell'ultimo verso vorrei soffermarmi insieme a voi, considerando innanzitutto che il popolo era rientrato dalla deportazione, si trova a Gerusalemme. E proprio considerando intorno le circostanze, intorno a sé, e dichiara queste parole al capitolo 49, verso 14, ma Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonata, il Signore mi ha dimenticata. Queste parole che sono dichiarate, ma che non sono nascoste a Dio, anzi lui le ascolta e fa un invito, un appello rivolto, come abbiamo letto al verso 10,
rivolto a chi di voi teme il Signore. E si rivolge a costoro, il Signore, si rivolge a quelli che non si erano lasciati influenzare da questo pensiero, non si erano lasciati influenzare che Dio li aveva abbandonati, li aveva lasciati soli. E rivolgendosi proprio come fa un invito a costoro, come soldati, ad essere, a serrare le proprie file, a stare uniti. L'esempio dell'esercito è emblematico proprio riguardo all'unità, nel chiudersi, a volte come l'abbiamo potuto vedere anche nei filmati, e si uniscono l'uno con l'altro, impedendo al nemico di fare breccia, di entrare in questo spazio. E così anche noi, come soldati di Cristo, vogliamo serrare la nostra mente affinché questi pensieri, che possono produrre indebolimento spirituale, possono produrre anche offendere Dio, sì, perché possiamo offendere Dio producendo questi pensieri. Proprio in questo la scrittura ci viene in aiuto. Nell'epistola ai Filippesi, al capitolo 4 verso 7, dice: e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Sì, questo il Signore ci invita a fare oggetto dei nostri pensieri. E nella Bibbia troviamo diversi uomini che avevano timore di Dio, e nonostante quello che si trovavano a vivere, vediamo Giuseppe come deportato, lontano dal popolo, lontano dalla sua terra, ma non lontano dal suo Dio. Il suo Dio era con lui, come leggiamo nel capitolo 39 della Genesi. In questa casa, si riferisce alla casa in Egitto, la casa del suo padrone Potifar, egli stesso non è più grande di me, e nulla mi ha vietato se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Sì, ha superato la tentazione, ma poi Giobbe, vediamo come supera la malattia, supera anche il lutto della perdita dei propri cari. E lo stesso Davide dichiarò nel Salmo 23: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. E poi anche altri, l'apostolo Paolo, che attraverso le difficoltà che incontra nella sua vita, le persecuzioni e altre cose. Però tutti questi uomini sono accomunati dal fatto che temevano Dio, e questo timore ha permesso di non essere vinti. Nonostante i momenti bui che stavano attraversando, il timore di Dio li ha preservati, e Dio è stato con loro e li ha aiutati a superarli. E certo, sì, perché è il timore. Chi teme Dio ascolta la voce del suo servo.
questo cieco che abbiamo detto all'inizio della lettura che è Cristo Gesù, ascolta la sua parola e la sua parola produce nella nostra vita, produce forza, produce coraggio, produce consolazione e soprattutto la sua parola produce la fede nei nostri cuori. Sì, fratelli cari, produce questo. E infine vorrei rivolgermi a te, ma anche a me, nel dire tu che temi Dio, tu che temi il Signore, ora non lasciarti vincere, resisti, rimani fermo e con l'aiuto di Dio permetti alla sua opera nella tua vita di continuare a trasformare la nostra mente, i nostri pensieri, il nostro cuore, affinché possiamo onorare il Signore in qualsiasi circostanza, onorare Lui e superare queste circostanze vittoriosi, vincere e poi non solo vedere la nostra vita cambiata, non solo questo, ma anche essere poi di incoraggiamento a coloro che ci circondano. Dio benedica questo pensiero, pace a tutti. Thank you.